cioè ci si spinge molto più lontano dal principio egotico dell'anima e del mondo dell'anima, e poi parleremo di come possiamo conoscere questi altri universi. Prima di continuare, c'è ancora un caso di cui potremmo parlarvi, perché abbiamo molte domande rispetto a questo. Quando si parla della morte, il caso del suicidio, abbiamo effettivamente potuto notare che per quanto riguarda un suicidio, il suicida, non ci sono punizioni in astrale, non c'è qualcuno che viene a punire un altro, siamone certi. Ma ci siamo resi conto che per la persona che si era suicidata era successo qualcosa come una rottura di contratto, come un bambino che ha sbagliato l'anno scolastico, che non ha potuto fare ciò che aveva deciso di fare, che quindi deve ricominciare da capo perché è stato bocciato. Nel caso dei suicidi, queste persone si rincarnano molto in fretta. Ci sono anche grandi esseri che si rincarnano molto in fretta, ma questa è un'altra cosa. Torniamo ai suicidi. I suicidi si rincarnano molto in fretta e non hanno quel tempo d'astrale di riposo, di ricostruzione. Spesso ciò che ritrovano in terra sono le circostanze che hanno voluto evitare col suicidio. Quindi non necessariamente sotto la stessa forza, non è detto che si ricominci proprio la stessa esperienza in quello stesso modo, ma se non altro sotto forma analoga, per così dire. E l'ostacolo che hanno voluto evitare si ritrova in questo modo davanti a loro. Vorremmo, con tutte queste informazioni, sdrammatizzare il problema della morte, perché credo che intanto ci sia una bellissima espressione che appartiene forse al mondo ortodosso, ma gli ortodossi non dicono questo qua è morto, questa persona è morta, ma dicono questa persona è nata al cielo, e credo che sia giustissimo. Non è solo un'immagine poetica, ma corrisponde ad una realtà fondamentale. Vorremmo comunque, con tutti questi dettagli, sdrammatizzare il problema della morte e che ognuno capisca che in realtà parlare della morte non è parlare di qualcosa di lugubre o di sinistro, ma significa soltanto parlare della vita e capire che cos'è in generale la vita. Parlare della morte può avere lo scopo di aprire la coscienza e quindi far saltare tutte le resistenze della coscienza rispetto a quegli a priori che ci sono suggeriti da un'esistenza all'altra, dalle nostre civiltà, in particolare dalle civiltà occidentali, perché quando si è un po' viaggiato ci si rende conto che la morte si vive in modo completamente diverso da un continente all'altro. Il nostro lavoro è quindi smistificare, demistificare, sdrammatizzare la morte. Ci sembra importante perché ha a che fare con il cammino che tutti noi occidentali dobbiamo fare. Non bisogna mettere da un lato la vita con una V minuscola e la morte con una M maiuscola. Non si può nemmeno opporre e fare una differenza tra il polo più di una batteria e il polo negativo, il polo meno. Credo che la vita vada integrata e considerata nella sua integrità con una V maiuscola, così come la batteria e la forza energetica. C'è la grande vita che ci chiama tutti quanti ed è quella che non dobbiamo perdere di vista. Non intendo dire dall'intelletto, ma non bisogna perderla di vista col cuore, con la forza di amore che spesso sonnecchia soltanto in noi. Certo, siamo tutti esseri umani. Nessuno di noi ha privilegi rispetto al corpo fisico. Il corpo fisico, e quindi è comprensibile che si possa avere paura di morire, perché gli uni e gli altri non sappiamo quali saranno le circostanze della nostra morte. Ci sono morti molto dolorose, quindi è chiaro che si può avere paura di morire, ma una volta che si è cominciato davvero a guardare in profondità in se stessi, a riflettere sul senso della morte rispetto a tutte le proprie esperienze, esperienze peraltro che un numero sempre maggiore di persone ci portano a conoscere, ebbene credo che non si possa più aver paura della morte. Abbiamo sì paura del morire, ma non della morte, e questo secondo me è molto importante. Per noi la morte è un viaggio astrale in più, è semplicemente cambiare d'abito. Quando questo abito è sporco, cambiamo d'abito. Noi consideriamo la vita in generale, la vita di uno spirito, per esempio, come un libro, e poi
Questo libro lo si legge, si passa da un capitolo all'altro. Ebbene, ogni vita in un mondo di materia corrisponde un po' come il fatto di passare da un capitolo all'altro. È qualcosa di estremamente chiaro per noi e ci permette di nutrire una grande speranza che ci piacerebbe far condividere alla maggior parte di voi e al maggior numero possibile di esseri.